Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con una nuova sorpresa dell'Happy Meal di McDonald's, Tom e Jerry. Oggi andremo ad aprire il nostro Tom che è stato rinchiuso in un bidone della spazzatura, povero Tom. Ragazzi miei, come sempre io vi ricordo dei miei social che vi lascio qui sotto perché vi aggiorno sempre su tutte le nuove uscite, quindi quando uscirà una nuova sorpresa io ve lo scrivo e ve lo faccio sapere. Peraltro appunto per questo scrivetemi anche quando trovate voi delle sorprese prima di me, quindi se le sapete mandatemi un messaggino perché comunque sicuramente mi può essere molto utile. Inoltre vi ricordo che questa sorpresa come tutte le altre ve le lascio qui sotto in descrizione, vi lascio il link del mio store eBay dove sto vendendo tutte quante le sorprese. Quindi se volete prenderle, insomma, lo dovete fare anche abbastanza velocemente perché il pezzo è uno solo. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist di Tom e Jerry, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora. Non posso aggiungere saluti in questo video esattamente come avevo detto, perché lo sto girando in fila dallo scorso video, quindi se mi chiederete di essere salutati come l'avete fatto in quello scorso, vi saluterò nel prossimo episodio, va bene? Spostiamoci sotto. Allora, eccoci qui, Tom nel secchione della spazzatura. Allora, sono quasi sicuro che la funzione sarà proprio quella di far uscire, di far apparire Tom da dentro al bidone. Allora, in questa sorpresa non abbiamo la solita carta, quella bianca, no? Quella che ha caratterizzato tutte le uscite ultime del McDonald's, ma abbiamo il solito cellophane in plastica. Io credo che loro abbiano tolto questa plastica anche per i motivi ambientali. Io non so perché in queste sorprese alcune c'è di nuovo, però insomma di solito credo che dovrebbero essere tolte. Allora andiamo a vedere il cartoncino dove ci spiegherà la funzione. Qui abbiamo un bellissimo artwork di Tom all'interno del secchione e Jerry sopra la sua testa. Allora vediamo un po', c'è questa rotellina che deve essere girata e ovviamente esce da dentro il secchione il viso di Tom. Qua ci fa vedere il meccanismo interno e la solita gag di Tom e Jerry. Allora, sembra molto carino questo qua. Allora, eccolo qui. Allora, c'è la carica. Quindi, noi andiamo a caricare. È molto carino, ragazzi. Peraltro, ho notato che sotto ci sono delle rotelle. Quindi succede che se noi lo carichiamo, ok, e poi lo lasciamo sul tavolo, non solo Tom uscirà, ma camminerà anche. Vabbè ragazzi, è molto carino questo. Vi voglio dire che questo secondo me è il più bello di tutti fino ad oggi. Sì sì, è secondo me la sorpresa più carina. Perché allora a livello di 3D è carino, perché vedete il secchione è stato fatto abbastanza bene, scolpito abbastanza bene, e possiamo vedere Tom all'interno. Vediamo se riusciamo a farlo uscire. Eccolo qui. Il viso è colorato, diciamo, decentemente. Non vedo grossi errori. Sia le orecchie, naso e occhi sono fatti bene, e poi diciamocelo, la funzione è veramente carina. Abbiamo le rotelle che permettono al secchione di camminare, in più Tom che esce fuori. Ragazzi, che cosa dobbiamo dire a questa sorpresa? È bellissima, guardate un po'. Secondo me è la più bella di tutte, ve lo voglio dire qui. Quindi sì, ogni tanto spesso ho visto che nei commenti mi chiedete Visio qual è la tua sorpresa preferita. È questa qui, secondo me questa è assolutamente la più carina di tutte. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like bello come il nostro Tom. Mi raccomando, fatemi sapere se state continuando questa collezione, quale avete trovato e se sapete qual è il terzo di questa settimana, perché sinceramente io ancora non l'ho scoperto. Però potrebbe anche essere che nel frattempo che io vi faccio vedere questo video mi sia arrivata la voce. Comunque voi nel dubbio lasciatemi un commentino e fatemi sapere. Qui da Visio e da Tom e Jerry è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.